E benvenuti, benvenuti monarchici assoluti. Nuovo video del vostro monarca. Mercato difensori, qualcosa si è sbloccato. Calafiori ufficiale all'Arsenal. Vediamo come ci può aiutare questo discorso, ma so che siete sgamati, come si suol dire, d'altronde siete miei follower. Quindi probabilmente già sapete dove voglio andare a parare. Ma prima di parlare di tutto, iscrivetevi al canale. Cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella. Selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live. Live che anche oggi faremo alle 18. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatelo per gli dèi dell'algoritmo di YouTube e portate i vostri amici a iscrivervi. Allora, Bologna, ufficiale, Calafiori all'Arsenal, affare da 50 milioni. Il difensore si trasferisce in Premier al termine di una stagione esaltante col Bologna. L'operazione, secondo quanto da Pella, si accusa per 50 milioni, ma non tutti andranno alle casse di Bologna, il 50% andrà al Basilea. La Roma invece incasserà 9,6 milioni come da accordi col Bologna. Il difensore si lega ai Gunners con un contratto a lungo termine, scadenza non specificata, ma ragazzi, ve lo dico io, sarà dai 4 ai 5 anni. Poi vabbè, parla ovviamente Arteta dicendo: benvenuto Riccardo, ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti. E continua dicendo: ha già dimostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per la nazionale italiana. La sua progressione e sviluppo nell'ultimo anno sono davvero impressionanti. Non vediamo l'ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire. Ora va all'Arsenal per una cifra, signori, di 50 milioni, non bruscolini come si suol dire a Roma, quindi è un investimento importante. È vero che in Premier, fin qui, fino adesso, finché non scoppierà questa lavatrice di soldi londinese, hanno una marea di sghei, ma è anche vero che comunque anche loro un minimo devono stare attenti alle casse, ai bilanci. Or dunque, se tu spendi 50 milioni per uno, di sicuro non li spendi per farlo stare in panchina. Sarà titolare. Qual è il suo ruolo? Il suo ruolo, ragazzi, è quello di braccetto sinistro barra centrale sinistro di un'eventuale difesa a 4. Quindi, signori miei, parliamo comunque di lo stesso ruolo di Kivior, che come sapete è un mezzo obiettivo nostro. Perché dico mezzo? Perché comunque c'è quell'ostacolo grosso come una casa che si chiama soldi. Ora, ragazzi, vi metto così una formazione a caso. Questa è una delle ultime partite di campionato della scorsa Premier dell'Arsenal. Vedete 4-3 il modulo. Kivior gioca terzino sinistro, che è anche il ruolo di Calafiori. Perché chiedo, Calafiori può fare il terzino sinistro alla difesa a 4, il centrale sinistro al posto di Gabriel, per capirci, o in una difesa a 3 il braccetto sinistro, volendo come il nostro Bastoni. Gabriel è un altro che è sempre, cioè, in senso, io non credo che vada a prendere il posto a due centrali. Possiamo ad esempio vedere altre partite, no? Dell'Arsenal. Andiamo a prendere questa dove perde 3-0. E come vedete, anche qui, vedete, Gabriel, Kivior, gioca centrale e Tierney, ok? Fa il terzino. Ora vedete, inverte Kivior, lo mette a destra anche se Kivior è mancino, per non toccare Gabriel. Quindi Gabriel già diventa abbastanza fondamentale. Già in una statistica su due partite possiamo capirlo.
Ergo, a mio avviso, Calafiori andrà proprio a fare o il terzino sinistro o uno dei due centrali assieme a Gabriel, ma è più difficile perché dovrebbe giocare a piede invertito. Quindi probabilmente per Kiefer spazio non ce ne sarà più, ergo potrebbe arrivare da noi come con una formula, come sempre, del prestito con diritto barra obbligo, più obbligo in realtà, di riscatto, perché poi non mi sembra che dietro Kiefer ci sia una fila lunghissima per andare a comprarlo, quantomeno io non ho letto di questi interessi supersonici, mega galattici, non so, Real Madrid per dirne una, non credo per niente. Quindi vai lì, gli fai una proposta, prestito, diritto di riscatto, dai 40 che vogliono, abbassi, vai sui 30, che è un prezzo accettabile per uno comunque giovane, anche se è alto, però diciamo che rimandi tutto all'anno prossimo. Questa è una soluzione che potrebbe attuare Oaktree, perché poi ragazzi, poi è inutile che dite ma Marotta e Marotta e Ausilio hanno le loro idee, loro volevano prendere Hermoso, per dirne una, che era anche il preferito di Inzaghi, giocatore esperto, parametro zero, gli dai uno stipendio da 5 e c'hai il giocatore. Fatto e finito. No, perché Oaktree mette dei parametri, lo sappiamo tutti ormai, li vogliono giovani, li vogliono con un ingaggio basso e possibilmente anche con un cartellino che non superi certe cifre. E appunto questa soluzione di Calafiori all'Arsenal può aiutarci ad abbassare le pretese dell'Arsenal stesso per Kiefer. È quello che farei io, no, ve l'ho detto in mille video, io prenderei il giocatore fatto e finito, bastoni, come vice Hermoso, vai ad avere due braccetti sinistri clamorosi. Hermoso, ragazzi, è forte, altrimenti non giochi titolare in Atletico Madrid in Champions se non sei forte. Però insomma, questo affare potrebbe sbloccare. Oppure, e qui è un'altra idea folle che non verrà mai applicata, più che altro questa per il nostro allenatore. Tu a sinistra sposti Bissek come vice Bastoni, perché può farlo. Perché anzi, signori miei, Bissek in carriera giocava a braccetto sinistro. Andatevi a vedere le partite nella sua squadra di provenienza. Giocava a braccetto sinistro, a piede invertito. Quindi potrebbe fare tranquillamente lui il vice Bastoni. Il vice Pavard lo fa Darmian, che quindi non farebbe più il vice Dumfries. E il vice Dumfries, indovinate, signore e signori, a chi lo fai fare? A Camate. Camate che, come vi ho detto, durante le live reaction con la Pergolettese e con il Las Palmas, mi ha impressionato. È impressionato perché piglia la palla e quando c'ha l'uomo davanti non la passa all'indietro, lo punta, prova a dribblarlo e non è neanche male. È vero che l'avversario non era nessuno, Pergolettese, Las Palmas, chi sono, però il concetto, lui ti punta, non ha paura. E il dribbling e il controllo palla sembrano abbastanza buoni. Quindi potrebbe essere una grandissima soluzione a zero, perché risolvi in casa. Domanda: Inzaghi farà mai Camate vice Dumfries? Risposta: no al 100%. Perché Inzaghi giustamente vuole giocatori più pronti, fatti e finiti, ma se non c'è il grano. A me viene in mente questa risoluzione, perché non c'è il grano, altrimenti io concordo con Inzaghi, prendi Hermoso e buonanotte ai sognatori. La stessa cosa in attacco, ragazzi, per sbloccare il tutto deve uscire, lo sappiamo, uno fra Correa e Arnautovic per poi provare a prendere sto Gudmundsson. Quindi vedremo. Il mercato per ora è fisso e stallo, ma ripeto, questa notizia di Calafiori all'Arsenal ci aiuterà sicuramente con Kiefer. Poi arriverà lui, arriverà Renan, arriverà la dirigenza. Credo che Oaktree preferisca sicuramente Kiefer, però questi si devono mettere in testa che se vuoi Kiefer non te lo regalano. Quindi almeno 30 milioni li devi spendere. Detto questo, commentate, ditemi la vostra, quindi lasciate un bel like al video
e soprattutto iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live, live che faremo anche oggi alle 18, mi raccomando, vi aspetto, venite numerosi che parliamo sempre della nostra benamata Inter. Fate iscrivere i vostri amici, dobbiamo crescere, quindi portate un amico, digli iscriviti al canale del Monarca, dobbiamo raddoppiare, dobbiamo arrivare a 10.000. Mi raccomando, non deludetemi. Il nostro solito saluto in latino, vide te mox.